Un tempo era una locanda, una di quelle locande che c'erano una volta, si chiamava La Stella d'Oro. Recentemente, per un progetto sulla valorizzazione della cucina milanese storica, è stata intervistata questa Sciura Maria, che ha gestito il locale, che insomma faceva parte dello staff che gestiva la locanda fin dagli anni 40. Questo era l'unico telefono che c'era in tutta Sardegna. Quindi spessissimo arrivavano delle chiamate e la signora prendeva la bicicletta, andava fino a Senaghino e la gente poi tornava per rispondere al telefono, avere insomma contatti eccetera. Stava tardi. Era diciamo divisa in due, c'era un alloggio composto ovviamente da una stanza che peraltro è stata occupata per tre quarti del tempo dalla farmacista, che non trovava mai una situazione stabile, quindi viveva in questa locanda di fatto. Era divisa in due, stavo dicendo, da una parte una posteria, quindi sostanzialmente una rivendita di beni alimentari, dove si vendevano appunto latte, formaggi, pane, insomma. La seconda parte del locale invece, anche il legno famoso, dove insomma si poteva andare a mangiare, e si mangiava i piatti tipici della tradizione, era famoso soprattutto per il risotto alle rane, che venivano appunto prese e raccolte all'Isolino, dove che zona insomma ricca di animaletti. A Natale vabbè, si faceva l'oca, faceva le lumache eccetera. Diciamo il piatto tipico di Senago sono praticamente della sorta di patate in umido che coltivavano appunto i contadini qui della zona. Durante gli anni 40 in Via Volta c'era la storica fermata di un tram che arrivava da Milano. La gente affamata veniva e raggiungeva appunto la Stella d'Oro per comprare prima necessità, cioè per comprare le patate per sopravvivere, per mangiare. La cosa interessante secondo me era questa compagnia del fazzoletto d'oro. Io non ve lo so dire in dialetto perché non sono un esperto del dialetto, la compagnia del fazzoletto, una cosa del genere. Praticamente era un modo per creare un gruppo unito, insomma una compagnia, ce n'è tante anche di queste compagnie a Milano. Gli avventori della locanda arrivavano e prendevano un tovagliolo strisce d'oro con un numero, in base al numero andavano a sedersi nella panca, diciamo, nel tavolo con il numero sotto. Il numero. Se qualcuno si dimenticava di prendere il fazzoletto quando arrivava, pagava per tutti. No, non pagava per tutti, però pagava una piccola quota che a un certo punto veniva spesa per la cena per tutti. Di fatto è un modo dilazionato per pagare per tutti. Non pagava uno, praticamente pagavano un po' tutti, perché tutti una volta o due si dimenticavano. Ed era un metodo per socializzare, per tenere insieme le persone. Social network, un antenato di Facebook, sì, possiamo dire, di YouTube, di una sorta di appunto antenato di social network. La Stella d'Oro ha recentemente chiuso, e intorno al 2000, non vorrei dire una stupidata, ma più o meno l'anno è quello, ha riaperto sotto forma di pizzeria, che tutto sommato, non l'avete mai provato la pizza, insomma qualcosa di buono, esatto, è al trancio e non è l'unico, vai a vedere, ce ne sono un po' dentro, è tutto affrescato, Trump Doyle, ecco, immaginate quello che avete visto lì, salsa un po' più kitsch, mi verrebbe da dire, senza insultare nessuno, però diciamo che sicuramente è rimasto uno dei punti di ritrovo, vengono spessissimo organizzate le pizzate, infatti è un po' il problema, diciamo che è sopravvoluto, mangiarsi la pizza non è probabilmente il posto più adatto. Le corti che vedete in questa via, che è una delle poche che diciamo presenta ancora queste corti, erano composte dalle 4 alle 12 famiglie di solito, e i nonni non curavano i nipotini, curavano, non so se voi avete avuto esperienza di vita in corte, magari i vostri padri, qualcosa del genere, curavano tutti. Curavano tutti i bambini, c'era una idea molto di comunità, si curavano fra di loro, cioè chi stava a casa curava insomma tutti quelli che c'erano attorno. Oggi sono rimaste, alcune sono state ristrutturate, altre no. Il grosso problema di queste corti
è la suddivisione, cioè io ho un pezzo e la voglio fare gialla, io ho l'altro pezzo e la faccio arancione, io un altro pezzo la faccio fucsia, e quindi hai la corte che è metà gialla, un terzo gialla, un terzo fucsia, un terzo arancione, che è insomma qualcosa di che manca un po'. Forse potrebbe anche essere accettato, è così, le fanno un po' così. L'altro grosso problema è che oggi la corte non conviene più, conviene che un immobiliare compra tutta la corte, tira giù tutto, fa un bel palazzo perché guadagna di più, mentre i cubi edificabili sono